diciamo, c'ho Mimmo, gli prende il pullman, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Ok, sono mia cosa. Ok, ciao. Ciao, ciao Mimmo. Beh, sì, un po' il workflow della... Cioè, praticamente ti devi spiegare dallo scatto digitale al prosciutto di incollato. Non sapete troppo il cosmo. Fammi tutto in faccio. La gioia, ma pure a... Cioè, senti i miei così, mentre stavo... così Ma che purtroppo... Vabbè, mo sta. Vogliamo vedere un maestro, cioè, come parlavamo, che si manca. Dai. La pigetta amarilla, ma te conosci la Parigi? Poi ti sono delle stampe che parlano da tutto il mio. No, volevo, noi in effetti eravamo un po' attenzionati. Che cazzo ti vendi tu? Ma non sei scemo? Che come chiamavi sempre che volevi cadere in mano? Mo sta cago, guarda esatto. Non diritti un lupo. No, no, che cosa fa? No, ma non vai. È vero, è vero. Fagli quella cosa che loro non pagano la macchina, ma pagano solo il canone. Non mi sento niente. Lo so che c'è. Mentre ti scende. Volevamo accostare le palle così. Volevamo vedere un attimino. Bisogna innanzitutto vedere su quanti, cioè diciamo che anche qua la formula migliore per più che l'acquisto del noleggio. Perché non lo so, vabbè, ma questo era. Tieni conto che su queste macchine c'è un'obsolescenza piuttosto veloce, per cui praticamente rischi di comprare una tecnologia oggi che fra 2 anni e mezzo è già superata, quindi è inevitabile praticamente che per essere competitivi sul mercato ti devi adeguare tecnologia. Per cui il noleggio tiene come se la macchina che tu ne vedi. Sì, diciamo il modello che si basava su questa meccanica solamente è un po' più veloce. Ciao Marta, mi sembra un piacere. Ciao Sandro, grazie per la visita. Ciao. Che cosa riesce a fare? Ragazzi, che sta distante sembra una risma di fondi. Devi stampare una laser. Se il mio cliente poi la mette in una laser per stampare, cioè ha problemi? No, perché questo qua ha un toner che fonde ad alta temperatura. E di conseguenza praticamente. Vabbè, poi la tagliamo sta cosa perché questa prima che si stage. No. Che se ripassi in un'altra laser. No, questa qua no. Ah, veramente? Perché questo qua rispetto ai toner, diciamo, standard. Che si utilizza ormai stampanti laser. Vedi che sta registrando è più alta. È un documento. Cioè, possiamo fare la prova, possiamo prendere un file. Puoi provare pure tu, prendi un file di questo stampato, lo tagli in A4 e lo fai passare una stampante laser e ci stampi sopra come se niente fosse. Aspetta, non ci vedi dopo lì mi chiamo. Non c'è, il rischio quante copie al mese riesci a tirar fuori? 2-3 mila. Il noleggio viene calcolato sui lunghi, per cui più stampi. Come sempre quella che hai dato noi? No, lì è una macchina prettamente da ufficio, più piccolo, formato massimo della 3, qui arriviamo a formato massimo 32-40. Ma molto con tutte le macchine che ti hai già fatto piazzare, cioè un in omaggio esce, no? Tu più stampi e più riduci costo copia. Bravo. Ma mi stanno e fisce pure. No, questa qua con la consegna al cliente direttamente. No, tuo negro vicino. Esatto. Ci sono dei sistemi di uno di colore, ne graccio. Cucci della Villa Litelli. Libretto piegato a Villa Litelli. Villa Litelli. Si può applicare a queste tutte le macchine, oppure abbiamo dei sistemi offline manuali, vedete la legatura a capo, la brossura tutto. Non aveva detto, però aveva detto che era solo quell'altro. No, anche questa. Ah, allora poi signore di prima, capito? Signore, chi ha detto a quella lì si può applicare? Ah, anche a questo si può applicare. C'è il sistema che fai 5 tutte cose. Bravo.